Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 16 novembre 2022. Nuova iniziativa del Consolato Generale d'Italia a Londra per accrescere il numero di appuntamenti disponibili per il rinnovo del passaporto. Si tratta, comunica la rappresentanza, di una collaborazione con tutti i patronati italiani presenti nel Regno Unito, che da metà novembre, a cadenza settimanale, hanno fornito la disponibilità ad ospitare presso le loro sedi delle missioni di funzionari dell'ufficio passaporti ai fini della raccolta delle impronte biometriche per la successiva lavorazione della pratica in consolato e inoltre del documento direttamente all'indirizzo dei connazionali. Per prenotare un appuntamento basterà contattare il patronato prescelto sulla base delle date presenti in calendario. Calendario consultabile sul sito www.consolondra.esteri.it. Si sottolinea, precisa il consolato, che tali appuntamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione quotidianamente alle ore 19 attraverso il portale Prenotami. Restiamo nel Regno Unito, resi noti dall'ambasciata d'Italia a Londra, infatti i vincitori del premio Italy Made Me edizione 2022. Il riconoscimento è dedicato ai ricercatori italiani a inizio carriera che operano nel Regno Unito e che si sono fermati, almeno in parte, in Italia. 36 le candidature ricevute tra i settori di concorso Life Science, Physical and Engineering Sciences, Social Sciences and Humanities. Nella categoria Life Sciences i vincitori sono Sara Campinotti e Miriam Scarpa. Nella sezione Physical and Engineering Sciences il premio è stato assegnato a Michele Wintai Mack e a Diego Panici. Ad affermarsi nell'ambito della Social Science and Humanities Giulia Tozzi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mblondra.esteri.it. Scrivere di e da espatriati è il titolo di un'iniziativa con cui il Comites Oslo intende riflettere sul fenomeno della migrazione e degli scrittori italiani emigrati all'estero. Il Comitato propone un incontro per la comunità italiana in collaborazione con gli scrittori Roberto Pagani, residente a Reykjavik e autore di Un italiano in Islanda 2022, e Federico Iarlori, residente a Strasburgo e autore di Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano 2020, oltre che coeditore della serie YouTube Ritals. L'appuntamento è in programma il 29 novembre alle ore 18 presso l'Evangelis Jamaindin Deutsche Sprache in Norwegen, Ellert Sutzgate 37 di Oslo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.comitesoslo.org. Ultima notizia, 50 anni di storia per AIRL, l'associazione italiana dei rimpatriati dalla Libia, nata nel 72, poco tempo dopo la cacciata della comunità italiana dal paese nordafricano, ad opera di Muammar Gheddafi. Un traguardo che verrà celebrato il 19 e il 20 novembre a Monte Silvano, in provincia di Pescara, in un evento che ripercorrerà il lavoro svolto dall'associazione. In programma, tra le tante iniziative per la ricorrenza, una mostra dal titolo La Libia nei dipinti del maestro Luciano Giordanella e la proiezione del documentario Immagini nel nostro esilio. Maggiori dettagli sulle due giornate sono disponibili consultando il sito www.airl.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.